Buongiorno, ben arrivati, ci siamo? Ci proviamo anche oggi perché ho ancora dei problemini al internet. Vengono domani i tecnici del telefono praticamente a sistemarmi sta cosa che normalmente non dovrebbero venire neanche a casa, però si sono fatti sentire ieri, quindi abbiamo ancora questo piccolo problemino. Però oggi sembra che l'internet sia un po' più stabile. Ho avuto prima un paio di salti, però c'è. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Posso partire con mi sentite? Perfetto. Ciao Sirio, ti ho scritto su Skype. Allora, mettiamo qui. Ti ho scritto su Skype, Sirio, due righe, perché dobbiamo arrivare a un punto definitivo adesso, a questo punto. Lo studio si deve chiudere. Io ho fatto qualcosina ancora ieri, poi vediamo. Comunque, prima volevo far partire questo backtesting. Dell'SR, uno stop reverse, un sistema, un robot. Vediamo se c'è scritto anche la data. No, qui non c'è scritta la data. Sì, niente, oggi sono anche un po'. Vado e vengo oggi, non ci sono tutto il giorno, Sirio. Allora, comunque, pa facciamo partire questo, poi andiamo a vedere il resto. Qui è un robot che non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato. Allora, qui ho un casino di cose ancora da sistemare, quindi ok. Vedete che sono tutte queste cose qua. Media body, boom, vediamo questo true. Non ricordo neanche più direttamente, non mi ricordo neanche più come funzionava. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere se c'è il take profit. Mettiamo un take profit di 30 pips. Questo qui lavora su candele daily. Con un reverse, vediamo se riesco a farlo partire. Brachivi non lo metto. Sleep page, vedi, qui già si vede Sirio, visto che si è entrato un attimino sul metodo che usa Alessandro per costruirmi i robot. Vedi che c'è tutto da brachivi, c'è tutto, 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 veramente c'è un casino di robot dentro ogni volta. Quindi bisogna saperli anche un attimino sistemare. Vediamo se mi parte così. Time frame metto daily perché tanto era daily, euro-dollaro dal 2013. Tolgo la visualizzazione. Tanto l'euro-dollaro che avete visto già c'è qualcosa di interessante di stamattina. Ok, vediamo se è partito. Già finito. Finisce in perdita. Vabbè, dai, lo lasciamo stare, poi lo devo controllare. Dai, non voglio adesso annoiarvi. È partito. Sta chiudendo in perdita, vorrei vedere l'ultima cosa. L'ultima operativo, scan di abilità, piercing, l'ho messo a 20. Siamo a 50 come era prima. Stop loss, questa cosa qui è ancora un stop loss. Edging, buffer. Vediamo su cosa succede se genera più stop loss. No, vedi, troppi stop loss. Ok, niente, lo faccio dopo perché sennò diventa troppo impegnativo. Allora, l'euro-dollaro qui nevica, beh, qui no, ma qui c'è molto freddo, c'è tantissimo, c'è un freddo veramente forte. Allora, vedo che l'internet tiene, ci siamo? Allora, abbiamo passato i primi 5 minuti del webinar e ancora tutto tiene. Allora, tutto perfetto. Allora, togliamo qui la discrimer che mi dà fastidio quando mi gira sull'altro monitor. Allora, qui abbiamo un segnale dell'euro-dollaro, ok? Segnale delle 7. Notate, il segnale delle 7 è praticamente un buonissimo segnale. A volte, un po' come oggi, andiamo a vederlo esattamente perché oggi è un po' stranetto. Allora, abbiamo la candela delle 7, che è questa candela qui, ribassista. Questo è il massimo assoluto, questo è il minimo assoluto intraday. Quindi, assolutamente si decide di usare il segnale dell'MP7 soltanto quando il prezzo è sotto la linea delle 7, giusto? Vedete che è proprio a base vicino, ok? Quindi io potrei anche decidere, ok, posso fare il segnale long o fare il segnale short. In questo caso, visto che ho abbandonato già il massimo, ho deciso che il segnale short era sotto la spike. Infatti, con questa zona qui sta pagando. Poi,
Non a caso ho scelto il colore magenta per l'indicatore, perché se andiamo a vedere qui sotto magenta c'è anche il pivot, quindi automaticamente il target sarebbe il pivot, sono 40 pips da prendere. Questo è per l'Eurodollaro, segnale short di oggi. Con qualcuno di voi mi sono scritto oggi, tutti la domanda più frequente è: cosa ne pensi di andare short adesso sull'Eurodollaro così nei massimi? Sì, assolutamente, perché si vende dai massimi, però con stop corti, quindi se si entra qui o qui dove siamo entrati, stop loss di 20 pips, addirittura stop loss di 10-15 pips, proprio perché evitare di queste cose qui che ogni tanto mi riparte a rialzo, perché è chiaro che adesso sta scendendo perché tanti la pensano in short, ma a un certo punto troverà di nuovo la forza rialzista. Sterlina dollaro, e qui Sirio, andiamo avanti con le nostre cose. Mettiti un attimino l'idea della scacchiera. Cioè, io mi è venuta in mente una cosa, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, no? E questo potrebbe essere anche una soluzione di individuare un trend. Non dobbiamo individuare soltanto il segnale, ma di individuare un trend. In ogni caso, anche qui stamattina, segnale delle 7, sto andando abbastanza pesante sulla sterlina dollaro, perché se decido di chiudermi delle operazioni pesanti sull'euro dollaro in short, che è arrivato il momento di decidere prima di chiudere l'anno, se tenermi le operazioni a lungo termine o a lungo termine. Quelle spe di speculazione sui conti grandi sono quelle, diciamo, che mi portano sempre a vivere di trading. Quindi se adesso decido che con la sterlina dollaro oggi faccio, che ne so, dico una cifra a caso, 1000 euro, e se sono in perdita di 1000 euro sull'euro dollaro, posso cominciare a chiudere, perché non voglio rimanere. Bisogna anche fare un attimino un esame di cosa vuoi fare sul trading, perché se no rimani lì appeso, l'euro dollaro a 1,20 ti va a 1,25 e bruci un capitale molto molto alto, sto parlando di me stesso. Quindi a un certo punto è chiaro che adesso devo ragionare in quale conto, come anche spezzare, dividere e togliermi, no? Perché non mi metterò mai hedging, non lo faccio, il long e short non lo faccio, quindi anche questa è una cosa. Ok, vedete, siamo tantissimi, tantissimi siamo anche oggi. Allora, segnale delle 7, candela delle 7 era questa, vedete? Dove si trova il prezzo? Sotto la linea dell'MP7, giusto? Quindi era un segnale prettamente short. Non siamo sui minimi, non siamo sui massimi, perché i massimi li ha già trovati qui e il minimo l'ha trovato qui. Adesso te lo dico, Giuseppe, te lo dico subito. Allora, io penso, anzi, te lo dico già adesso, visto che poi parliamo di sterlina dollaro, io penso che l'euro dollaro potrebbe arrivare oggi al pivot 1,20-24. Sul pivot potrebbe anche essere respinto nuovamente, magari scende un attimino un po' più giù fino a questa zona qui, però non penso che ce la faccia scendere oggi. Poi, se la giornata di oggi chiude sotto l'1,20, quindi livello figura 1,20, se va sotto l'1,20, allora sì, potrei cominciare a shortare, ma non oggi, perché devo aspettare che la candela daily, che è la candela che sta facendo, ha fatto tutta questa salita qui, ne ha fatti 150 ieri, anche un movimento un po' anomalo, normale, perché a un certo punto sono saltati tanti stop e quindi ha accelerato. Però se adesso il prezzo mi ritorna sotto l'1,20, quindi praticamente io direi sotto anche il massimo della candela precedente, quindi tornare più o meno sotto anche il piercing di questa candela, possiamo anche farlo diversamente, possiamo metterne il massimo su questa candela, il Fibonacci qui, quindi se vai sotto la zona di questa zona qui, chiudere sotto questa zona, se andiamo a vedere qual è il livello, penso sia già sotto l'1,20, perché togliamo il Fibo, tanto per il momento non ci interessa, togliamo anche questi segnali qui, togliamo anche questo. Ok, se mi va sotto questa zona qui, vi metto anche il livello numerico 1,1997, però mi deve chiudere sotto, cioè non è che mi chiude a quel livello lì, devo avere un attimino di chiusura sotto l'1,20, non l'1,1999. Già è poco 1,97, se mi chiude tra questa metà qui,
Allora, diciamo su questo livello qui, 1,1970, 60, questo livello qui, allora posso pensare allo short che è finito la fase long e lo tengo in un range operativo di 1,20, perché zona di comfort la possiamo anche andare a vedere, poi andiamo sulla sterlina dopo, dato io ho già chiuso la sterlina, l'ho già chiusa, l'euro-dollaro ho lo stop a pari, quindi non mi interessa più. Allora. Che buono questo succo. Allora, zona di comfort euro sterlina non è questa. Zona di comfort, zona confortabile della sterlina dollaro. Qui c'avevo un grafico, non c'è più. L'avevo fatto per le elezioni americane. Vediamo se lo troviamo. Se non l'ho cancellato. Ta, che era molto euro dollaro weekly, no, euro di. Questo USD, devo dimensire, devo dimensire quello andiamo, devo vedere se lo trovo sotto cancellato. No, li ho cancellati tanti. No, non c'è. Vabbè, non importa, non lo troviamo più, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Allora, non c'è problema. Lo riprendiamo subito, eccolo qui, euro dollaro weekly. Ok, allora zona di comfort, com'è che possiamo definire una zona di conforto per l'euro dollaro? Che sia una zona più alta, sarebbe già rimasto più in alto più tempo, no? Visto che si è fermato quest'anno comunque. Era partito da 1,06 per arrivare qui in alto, insomma, gli ha fatto il suo movimento di 1300 pips. Ok, come zona di comfort, adesso io direi che visto che c'è questo minimo qui e questo massimo qui, se volevano mantenere, portarlo lì in alto prima possibile, per il momento potrebbe essere anche una zona di comfort per l'euro dollaro un po' più alta, proprio per via dell'inflazione, del Covid, che ne so io, tutta questa zona qui potrebbe essere adesso una tecnica per portarlo più in alto, però una volta che escono delle notizie, magari anche riguardanti un vaccino, anche se magari è un po' presto per dirlo, ma dico ok, adesso ci siamo a posto, ritorniamo nella nostra zona di comfort, quindi ritorniamo a 1,15, ok? Quindi io dico che come zona di comfort per l'euro dollaro è questa zona qui, cioè io penso, poi ognuno la vede come vuole, quindi la posso anche spostare, non se la posso spostare così, no, non si sposta. In zona di comfort è questa. Cioè di un colore un po' bellino. Ok? Quindi zona di comfort, questa zona qui, più o meno, adesso andiamo a vedere quanto è. 1,15, 1,16, diciamo 1,16 fino a 1,14. Quindi 1,16, 1,14, io penso che sia la cosa migliore da fare. Mettiamo così, così ce l'abbiamo. Più o meno ad occhio, come zona di comfort, io direi. Questa è la. Okay. La mettiamo di un colore che si vede e facciamo la prova del 9 se poi magari è vero che è questa. Quindi zona di comfort per l'euro dollaro era qui, 1,16,50 diciamo fino a 1,12, 1,13. Questa qui è la zona di comfort, perché avere una valuta troppo forte limiterebbe le esportazioni, per esempio. Okay? Quindi non vengono più a comprare in Europa perché l'euro è troppo caro, quindi si spostano nuovamente tutti in Cina. Questo è sempre il problema mondiale che abbiamo. Quindi questa più o meno, secondo me, potrebbe essere. Immaginate adesso un euro dollaro 1,40, comincia a diventare troppo caro. Però a questo punto dove siamo adesso, dobbiamo vedere anche perché è pilotato così alto l'1,20. È stato un movimento della Banca Nazionale Europea. Io ho letto un articolo di sfuggita, se non mi ricordo dove l'ho letto. Che potrebbe essere la Banca Nazionale Europea a volerlo più in alto, ma quanto alto lo vuoi? Quindi noi trader speculatori, parola bella perché a me piace, ma a tanti fa un attimino un po'
dirà speculazione, è brutta parola, no, una parola molto bella, speculazione. Secondo me, a questo punto, dobbiamo attendere un attimino di capire cosa succede, perché la zona di comfort incomincia da qui, da dove poi è partito. Quindi se in questa zona qui, vedete, 1,1920, 1,1920 più 1,2 torna qui dentro, sotto 1,1920, togliamo anche l'analisi così poi la rivediamo. 1,1920 da questa zona qui potrebbe ricominciare a tornare verso la zona di comfort. Siamo a dicembre, rally di Natale, rally di dicembre non penso che non ci sia, perché alla fine non è che ci sia stato una vita normale, cioè una consumazione normale, non è che c'è tutto quanto che va bene. I regali di Natale ci saranno lo stesso, Natale ci sarà ancora, ma non c'è più l'effetto consumismo, perché tutto chiuso, i locali sono chiusi, l'Europa non è che abbia, sebbene i posti di lavoro rimangono stabili, l'avevo visto ieri sul telegiornale, che anche in Germania rimangono stabilissimi, anzi stanno scendendo ancora la disoccupazione, però insomma alla fine non è che sia un dato che ci interessa più di tanto. Secondo me, per aspettare ancora, dovremmo tornare un po' sulla zona di comfort, che è 1,16. Quindi già a 1,1920, vedete, già 1,1997 incomincia a essere interessante, ma 1,1920 potrebbe incominciare la fase ribassista. Ok? Quindi per l'oro d'oro è quello, non so se si ferma, ma secondo me è meglio aspettare, perché se si ferma il pivot, avete visto che tante volte il pivot qui è salito, questa volta qui zona di pivot, vedete, non è sceso più di tanto, poi è salito, zona di pivot, vedete, test. Il test del pivot è ripartito, e in ogni caso, se lo guardiamo anche su un time frame H1, il grafico dimostra un trend rialzista che è partito qui a 1,16. Ok, quindi la zona di comfort è stata abbandonata all'inizio di novembre, per poi portarsi di 500 pips per rialzo. Adesso incominciano però anche le prese di profitto di fine anno, quindi potrebbe cominciare a scendere qualcosa. Ok, questo per l'euro dollaro, sterlina dollaro. Il segnale del 7, allora, tanto vediamo che quello è il bello di questa tecnica, che io ringrazio ancora Sirio che mi ha riportato agli studi di Gann, e poi certo che un po' anche ti poi un po', diciamo, sarei stato più contento di non aver ricominciato questo studio, però è sempre una nuova scoperta, una nuova impresa da andare a terminare questa cosa. Ogni cosa porta sempre cosa. Magari poi tra 1 o 2 mesi l'abbandoniamo e facciamo qualcos'altro, perché il trading è fatto di questo. Però trovo molto, molto, molto pratico, anche per chi è agli inizi, tracciare due linee e sapere che questa zona qui è una zona di short. Però capire quando è la zona di short, non posso vedere il grafico che mi va qui in alto e dire ok, adesso dopo il massimo scendo. Lo so adesso che il grafico è fatto. Però se io qui ho il segnale delle 7 e vedo che mi sta scendendo da questa zona qui, il segnale delle 7 era questo, il target era il pivot, 20 pips. Poi adesso quello che intendevo dire io, su quello che ti ho scritto poi su Skype, andrai a vedere, secondo me l'idea adesso del trend della sterlina dollaro è questa. Ci sta che dalla parte alta scenda, ci sta che dalla parte alta scenda, ma non ci sta che non è entrato qui dentro. Per entrare qui dentro, allora ritorniamo al nostro effetto scacchiera. Ok? Guarda un attimino solo, Silvio, l'effetto scacchiera, se praticamente quello che intendo dire io è adesso abbiamo questo effetto qui, però se adesso tu torni qui dentro, hai questo effetto qui. Ok? Poi ci sentiamo. E facciamo tutto il resto, ok? Quindi soltanto se il prezzo rimane in questa zona qui, vedete, qui abbiamo anche delle 715, 16, va bene lo stesso, e ci si spostano uguali, abbiamo questa zona qui che è la zona di sta respingendo. Se questo respinge, la giornata oggi ribassista potrebbe incominciare ad entrare ribassista, però posso shortare nuovamente, non più da qui, da questo minimo, ma posso shortare da questa zona. Quindi se adesso mi rifà un ritracciamento rialzista, io ti shorto da questa zona. Ok? Bene, però non è finita qui l'analisi. Allora, noi abbiamo questo effetto griglia di Gann, bello, perché è assolutamente bello.
L'effetto griglia di Gann però questa volta è preso da, e questo dovrò andare a verificare un attimino, è preso da questo triangolo qui, da questa zona qui, ok? Questo è il pezzettino di partenza della griglia di Gann. Infatti se io vado qui e sposto un attimino, la griglia si sposta, ok? Quindi questo è il movimento che io ho scelto per dare una motivazione alla griglia di Gann, ok? Bene. Dopo aver fatto questo movimento qui, e la griglia logicamente è così, 42, e se andiamo a vedere anche qui 42 più o meno, cioè la stessa deve essere uguale, questi sono i quadrati che si formano. Adesso dovrei spostare questa griglia al prossimo masso. Per il momento la lascio lì così, tolgo un po' di roba perché è roba che ormai non ci serve più, quindi cominciamo a fare sempre un po' di pulizia perché sennò qui non ne usciamo più. No? Ok, questo anche tolgo. Allora, tolgo questo. Cos'è sta roba qua? 45. Okay, questa è la direzionalità di questo minimo qui che l'avevo messa solo per capire se era il minimo che mi serviva. Infatti, se andiamo a vedere, il minimo che mi serviva era questo a 45 gradi. Okay. Vedete che oltre ad aver preso questo minimo qui, mi prende anche gli altri minimi. Quindi lo lascio ancora per studio, diciamo, se devo capire se il minimo assoluto è questo o un altro. Lo mettiamo più grosso così si vede che è uno studio. Ok, lo blocco. Bene, segnale short di oggi è arrivato esattamente in questa zona, quindi praticamente il minimo potrebbe essere anche questo, quindi dovrei spostare il minimo del triangolo a questa zona qui, quindi dovrei fare così, ok? Spostare questa zona qui, spostare il tutto praticamente, adesso diventa un po' una confusione, dovrei spostare il tutto praticamente, questo triangolo qui. Si sposterebbe da questo minimo qui, vediamo se riusciamo a farlo. Perché adesso ho la griglia sopra. Allora, c'è tanta roba ed è molto. Allora, questo devo farla così. La mettiamo a 45 e la mettiamo. Perde, ok, va a finire logicamente lì su questo massimo qui, perfetta. Quindi questo il triangolo dovrei spostare qui e si sposterebbe anche il massimo, che è questo qui, a 315. Il problema è che si spostano sempre, quindi ok, sposterebbe il massimo anche qui, quindi praticamente il triangolo. Il triangolo dovrebbe, no, vedere se riesco a beccarlo, no, non si riesce a beccarlo, si chiama, no. Difficile andare a prendere. Tanta roba. Allora, il problema anche di queste cose qui, sapere qual è il triangolo poi. Allora. Difficilissimo da prendere. Forse dal centro. Allora. Il difficile di questo metodo è che poi perdi anche la pazienza, dici ma serve farmi tutta questa roba qua? Sì, serve perché sennò non ne usciamo più da capo. Quindi cerchiamo di prendere i minimi che sembrano servire di più. Poi togliamo questa, che era quella che non ci serve più. Abbiamo questa verde che è 45, quindi addirittura un attimo più indietro, uguale, non importa. La griglia di Gann.
l'aggiorno da questo minimo qui a questo punto. Ok, quindi più o meno è questo. Porca paletta. Più o meno è questa, ok? Deve essere spostata anche questa alla fine. Il 115 deve andare su questo minimo qui, deve andare su questo. Il 115. Ok, ci abbiamo i massimi assoluti. Bene, quindi torniamo a noi. Abbiamo questo triangolo che mi dà via la griglia. E questo movimento qui lo sto facendo nel primo quadrato, nel secondo quadrato, non si è allontanato nel quadrato stesso. Allora, immaginatevi questa cosa qui, che il mercato, l'immaginazione è il tutto, cioè dobbiamo solamente immaginare quello. Ho fatto più piccolo, adesso è così più grande. Immaginatevi adesso questa cosa qui, se il grafico, se il trend è rialzista ed è partito da questa zona qui, quindi avrò il trend rialzista fino a qui, in questo incanalato. Al limite si può spostare di range, tornare in questa zona e fare questa zona qui, oppure spostarsi ancora di uno e poi fare così, cioè spostarti sempre in rialzo, oppure visto che è tornato in questa zona qui, zona di base, di partenza, per quello di chi ho la scacchiera, potrebbe adesso tornare in questa zona, ok? Puoi fare un trend ribassista. Non, la cosa bella della griglia è che non è che mi può fare così. Qui non esiste. Mi può sempre andare solo in questa zona qui. Invece a rialzo può farmi anche questa cosa qui, ma lo fa giornalmente. Cioè non è che oggi può andare di qua. Può soltanto muoversi di questa zona qui e passare da triangolo. E quello è il bello perché... Vediamo se qualcuno di voi riesce già a capire una cosa. Se noi andiamo a vedere dove siamo adesso con il prezzo, io sto diventando letteralmente pazzo. Mettiamo così. Questa zona qui che io dimostro come un triangolo, mi può soltanto, da dove si sta muovendo il prezzo adesso, non può andare oltre, cioè l'idea è adesso sei qui, allora entri in questo quadrato qui, certo, non può entrare qui, quindi dovrai al limite entrare in questo, in questo, in questo. No, più ti sposti col tempo, più vai nei prossimi quadrati. Al rialzo la stessa cosa, non puoi andarmi in questo, quindi potrai andare su di questo, poi se sali ancora potrai andare su questo, poi se sali ancora potrai andare su questo. Quindi sarà difficile che andare a toccarmi questa zona qui, perché il tempo non è che mi fa una salita, una candela così, cioè dritta così, no? Mi farà una candela, poi farà un ritracciamento, che si muove così il grafico. Guardate anche qui, non è che si è mosso da qui, è andato sopra in alto, no? È andato, sceso, salito, anche questa salita, tutto quanto si sposta. Quindi l'effetto griglia è un trend, quindi il trend adesso si sposta all'interno di questa zona qui, adesso siamo adesso qui. Quindi se adesso abbiamo la possibilità di tradare i ribassisti, dobbiamo tradare qui, poi magari domani qui, dopodomani qui, dopodomani ancora qui e così via. Poi se si sposta di range, allora devo capire che ta 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 ta. In effetti, se adesso torno su, vado in questa zona qui, allora torniamo nella fase di range rialzista, sopra questi massimi, allora ho questo trend qui. Quindi molto molto interessante l'effetto che viene scacchiera, ok? L'effetto scacchiera. Va bene? Adesso questo lo sposto un attimino perché se no non riusciamo a vedere più niente. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Sul minimo. È sul minimo, allora ha rotto anche il minimo della... vediamo se è giusto, 315, lo mettiamo bene, giusto, giusto. Sul massimo questo massimo qui che è anche interessante. Lo mettiamo a 315, lo lasciamo anche giallo così lo vediamo meglio. E allora abbiamo questa zona qui come livello adesso di pullback. Si potrebbe anche fare che il take profit l'ho già preso e può anche ripartire al rialzo. Quindi inutile adesso cercare ancora fasi ribassiste perché
Perché siamo praticamente arrivati in un livello che dovrebbe arrivare in questa zona qui, ma ha già fatto un bello slancio di bassista, quindi io starei un po' fermo adesso, perché guardate che roba, da dove ha fatto il segnale del reset, da qui ha passato già due quadrati, siamo nel terzo. La questione adesso che si sviluppa, allora qui torniamo un attimino a quello che dicevo io l'altro giorno, vediamo se riesco a farlo, al quadrato non ce l'ho. No, quello che dicevo io l'altro giorno è che adesso siamo praticamente qui. In questa zona qui. Abbiamo abbandonato questo quadrato qui. Non esiste più. Non esiste più. Perché non esiste più? Perché non può tornare sulla punta. La punta sarà decisiva. Quindi, chiaro, può tornare adesso nelle prossime 5-6 candele, può tornare nella punta. Ma questo quadrato qui ormai è già esaurito, non esiste più. Quindi, qual è il quadrato rialzista? Do i numeri, metto i numeri 1, 2 e 3. Qual è il quadrato rialzista? Vediamo se avete seguito un po' questa mia descrizione di questo sistema. Questo giallo non esiste più, lo do per scontato che non esiste più, anche se poi può essere un quadrato di transito per tornare qui, tornare qui. Dov'è il mio trend rialzista? Ishi, Giuseppe, dai, Cinzia, Franco, dai, dimmi tu, Marco, Alessandro, come stai? Dai, a tutti. Ernesto, cosa mi dici? Anche a te, Ettore, dai, anche se so che non guardi questo, ma dimmi anche tu, dai. Ai ai ai, un attimino solo. Sì. Tolgo il volume del telefono. Allora? Non mi dite niente? Allora, per avere un trend rialzista? Qual è il trend rialzista? Non vi fate ingannare da questo quadrato che non sono candele. Ok? Posso metterlo anche, vabbè, lo sono così. Qual è il quadrato che mi dà l'idea rialzista? Ok, dai, svelo, visto che mi state scrivendo, svelo la risposta, quella giusta. Questo è il trend rialzista. Questo è un trend laterale, questo è il trend ribassista. Adesso ormai sono entrato nel trend ribassista, quindi non è che lo posso più fare, giusto? Devo capire se io sto seguendo un trend rialzista o un trend ribassista, lo capirò magari anche dai movimenti. Il trend di oggi è già stato fatto. Se il prezzo mi ritorna qui in alto, da questa zona qui, è un trend rialzista. Se invece mi torna qui, va così, qui è il trend ribassista. Quindi da questa zona qui ribassista, da questa zona qui rialzista, da questa è la lateralità. Quindi se adesso ho poco volume e passo solo le 18, 19, 20 di sera e sono qui dentro, anche se non potrà essere perché mi troverò in questa zona qui a fine giornata, però domani con c'è poco volatilità sarò qui dentro magari, a meno che non mi sono già spostato, o a meno che non mi sono già rispostato. Quindi questa tecnica la lascio per voi ancora aperta e vedremo domani. Certo, l'1 è il quadrato rialzista, quindi stiamo cercando questa zona qui, se è rialzista. Se invece il grafico vuole diventare ribassista, sto cercando questa zona qui, basandomi su questo triangolo qui. Chiaro, adesso arriva un'altra cosa, perché non è finita qui, non è che posso prendere un triangolo a caso, dovrò prendere anche il triangolo attuale. Triangolo attuale lo prendo dal massimo di ieri, allora prendiamo l'angolo del massimo di ieri, che è questo, lo metto di un colore, tanto 315, lo metto di un colore rosso, eccolo qui, e poi metto anche il minimo di ieri, che è questo qui, giusto? Quindi lo metto qui. Allora, è molto complessa come cosa, se lo metto a 45 gradi magari. È molto complessa come cosa perché è tutta una cosa, uno studio mentale che mi sto facendo. E la verità, a volte divento anche io pazzo. Il triangolo
A questo punto è questo. Ok? Quindi dovrei spostare la griglia di Gantt, che è molto semplice perché la posso spostare. Ah, molto semplice il cavolo. La posso spostare così. Quindi posso spostarmi una griglia di Gantt da qui a qui. La mettiamo un po' sfasata a questa zona qui. Okay? Quindi avrei anche la mia griglia di Gantt così. Adesso sono nella parte bassa e potrei ampliarla. Devo capire un attimino quando e come usare la griglia di Gantt. Quindi a questo punto ritorno a rimetterla nel suo posto, che per il momento ancora non mi ha dato un punto definitivo. E qui lascio aperto un po' un attimino l'idea di costruire la griglia di Gantt su questa cosa qui a chi vuole studiare. Chi vuole studiare, Sirio in primis, che lo so che poi si mette a studiarla. Ma chi vuole, tutti voglio studiare, di poi farmi un resoconto dello studio. Perché sì, va bene, posso prendere questo triangolo, ma posso anche prendere il triangolo di ieri o il triangolo di oggi. Il triangolo di ieri sarebbe stato questo massimo qui e questo minimo qui. Vedete, quindi il triangolo è anche questo il minimo, dov'è? Questo era il minimo, questo era il massimo, il triangolo sarebbe stato più o meno questa zona qui. Quindi si sposta piano piano. Certo che il mercato rimane sempre, si sposta in evoluzione, sembra che non sarà mai uguale. Devo capire questo. Quindi intanto mi sono segnato anche questo triangolo. La cosa però che è interessante, e qui vogliamo andare alla fine di tutto questo discorso, Paolo, caro Paolo. Allora, questo è il minimo del giorno precedente e qui comincia a diventare terribile perché c'ho tante roba da aperta. Allora, tanto chiudiamo, togliamo anche questo. Prendiamo questo. La cancello, dai, cancello così me la faccio nuovo e mi prendo un altro angolo dal minimo di ieri. Il minimo di ieri era questo. Me lo metto a questa zona qui, angolo 45 gradi. Ok, allora io segnandomi questa trend line dal massimo di ieri al minimo di ieri ho un altro triangolo che però cambio colore e lo mettiamo di un altro colore, lo mettiamo di un colore così. Quindi già abbiamo il triangolo, quindi andiamo a puntarlo sui punti esatti. Allora, questo è il massimo, questo è il minimo, dov'è? Questo è il minimo e questa è la punta dei due, che sono questi due. Però qui già possiamo già capire che i triangoli, questi due, hanno abbandonato, andando a fare un nuovo massimo, questo. I minimi sono crescenti. Allora, il movimento dei triangoli sono dei triangoli, delle frecce rialziste. Non c'è un'idea di un triangolo che diventa ribassista. Anche i massimi sono rialzisti, si sta spostando. Vado a vedere però dov'è la parte centrale di media. Allora, questa è una. Queste due, queste tre, quindi siamo partiti da questo punto più basso per andare a un punto più alto ancora, di cui però l'ho abbandonato ed è tornato sotto questa zona. Quindi in questa zona qui mi trovo su un pattern armonico di Gartley. Vedete come ritorno a tutti? Quindi questa zona qui diventa automaticamente la butterfly, la parte contraria. Quindi all'interno di questo triangolo ho lo specchio dall'altra parte, però questa cosa qui non la voglio neanche più incominciare a studiare perché mi ha già portato via tanto tempo e tanta noia, perché alla fine non ne vengo a capo, perché sono due cose che sono adesso non riesco più a spostarlo, chiaro. Oggetti, ultimo triangolo, che è questo, cancella, via. Allora, rimaniamo su queste teorie qui, li lasciamo così. Ne sono questi tre triangoli in movimento. Quando si sposterà un po' la freccia? Allora, immaginate questo massimo qui, si è spostato con questo minimo così, si è inclinato un po', diciamo, il triangolo rialzista. Questo è stato bene o male quasi uguale, e questo quasi uguale. Quando avrò poi un'inclinazione ribassista, posso
pensare che la punta sia un po' più ribassista, però in quel momento lasciamolo così e lo vediamo sul grafico, visto che tante volte potremmo fare il trend ribassista di, appa, adesso ho spostato tutto, il trend ribassista guardando il segnale delle 7, poi arrivato a un target posso farmi anche il segnale rialzista e di nuovo stop perché si è fermato qui. Adesso da qui la coppia sterlina dollaro sono fuori da questo triangolo qui, da questo rettangolo di Gunn, sono fuori, quindi non faccio niente, però il trend ribassista è questa zona qui, il trend rialzista è questa e il trend laterale. Siccome qui non ci arriverà, allora torniamo, finiamo l'ultima, proprio l'ultima, l'ultima, qui non ci arriverà. Chi è che mi sa dire perché qui dentro non ci arriverà? Perché qui dentro non ci arriverà? Chi è che me lo sa dire? Parliamo di un trend di oggi. Cinzia, perché non ci arriverà lì dentro? Dai che sono un po' cattivuccio, però c'è il motivo. Perché non arriverà lì dentro? È un webinar interessantissimo questo. Grazie, grazie Ettore. Interessantissimo perché alla ricerca del trend. Perché alla fine tutte le strategie possono fare tutto quello che vuoi, ma quello che ci interessa è il trend. Quindi, Giuseppe, cosa mi dici? Ishi, cosa mi dici? Francesco, Franco? Dai, Alessandro, dai, impegnati un attimino, dimmi anche tu. Cosa stiamo cercando? Perché qui dentro non ci arriverà più in questo? No, immaginate, c'è di nuovo, vi ho detto questo. Aspetta, vado proprio giù qui. Queste sono le griglie di Gunn. Perché qui dentro non ci arriverà qui? E qui ormai non c'ho più, non posso più fare niente, quindi non posso all'interno pensare di andare a questa zona qui. Perché no? Perché questa zona qui ormai siamo sulla punta e può succedere di tutto. Può tornare giù, andare short, può tornare su, andare long. Qui non ci andrà mai, perché? Perché vedete qui che c'è il separatore di periodo. Quindi domani un altro giorno, domani avremo un altro triangolo, avremo un'altra sorte di trend, avremo un'altra idea, abbiamo un altro segnale delle 7. Quindi domani questa cosa qui potrebbe essere interessante. Quindi questo non mi interessa più, questo non mi interessa più, questi due triangoli non mi interessano più, mi interessa capire se torni qui sotto, sei ribassista, se torni qui in alto, sei rialzista. Quindi se il prezzo adesso mi ritorna qui in alto, è long, perché il trend è rialzista, lo dimostro con mettendo il grafico di nuovo un po' piccolino e poi vi faccio vedere. Poi andiamo a vedere un attimo cosa sta succedendo nell'euro dollaro e tutto il resto. Però guardate, guardate, visto che qui non ci può andare, no, qui non ci può andare perché è un tempo per domani. Solo se mi va qui in alto, continua il trend rialzista. Solo se mi ritorna qui sotto, questo punto sotto questo minimo qui, ho il trend ribassista. Quindi ho una definizione di trend. Perfetto, va bene? Quindi adesso quello che sta facendo, dopo la discesa che ha fatto, ha toccato questa zona qui ed è tornato su, se avete fatto anche il conto trend chiuso su questa zona qui, basta. Basta. Non c'è più niente da fare. Tutto il resto che viene è tutto lanciare la monetina, quindi non sale più niente. Il trade fatto era quello. Euro-dollaro. Sotto il punto di vista di metodo fascia, adesso cosa sta facendo? Ha dato un segnale short, giusto? Fino a prova contraria c'è un segnale short, che è questo qui. Quindi lo devo fare se entro qui short, il pivot è il primo target. Ok? Se andiamo a vedere nel metodo punto 7, ore 7, lo short ha già pagato 20 pips. Quindi è chiaro che il target è il pivot, ma siamo anche in un trend abbastanza rialzista. Allora, anche qui partiamo da un'idea nuova. Allora, minimo, massimo di ieri, guarda, non ci sta neanche il grafico, quanta roba c'è. Allora, minimo di ieri, massimo di ieri. Minimo di ieri ho preso questo minimo qui, massimo di ieri ho preso questo massimo qui. Ok? Quindi il triangolo a questo punto è questo. Eh sì, vabbè, facciamo qui. Ok, questo è il triangolo di ieri. Un po' scassato, un po' a rialzo, come proprio salita repentina senza un minimo e un massimo
verticali sono un po' spostati uno a destra, uno a sinistra, questo comunque è il triangolo. La mia griglia di Gantt, che dopo tanti anni ho capito come farla funzionare, perché all'inizio ti metti una griglia di Gantt e non si capisce niente, no? Però devi capire che questa è la funzione, il timone è questa roba qui, quindi la devi mettere qui, poi il colore lo puoi cambiare logicamente. La sovrapponi al triangolo, che per il momento è giusto farlo così, però vi dico una cosa, è giusto metterla qui perché chiaramente la linea che io ho messo dal minimo al massimo è una 45 gradi, 44,7 uguale. Quindi io ho la mia griglia di Gantt. Questo sicuramente piacerà a tutti quanti questa situazione. Allora, se notate, vediamo se... dove siamo adesso? In questo triangolo qui. Il triangolo è rialzista o ribassista? Ditemi voi, il triangolo adesso, dove siamo adesso in questo rettangolo qui, è rialzista o ribassista? Quindi c'è tanto sotto questo studio, eh? Bravissimi, no, bravissima, e bravissimi anche chi poi mi ha scritto. Questo è un triangolo, scusate, un rettangolo. Questa griglia qui, questo pezzettino di griglia qui è rialzista, chiaro. Quindi sarà difficile cercare fasi ribassiste, però potrebbe anche cambiare. Come potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare oggi la situazione? È chiara che oggi non potrà cambiare di tanto la situazione. Nell'intraday potrei anche avere una fase ribassista. Immaginate che oltre a questo ci sia anche questo. Okay? Nel quadrato attuale io sono nella parte alta, sono in transito nella parte superiore, scacchiera rialzista. Domani, se avrò avuto lo sfogo rialzista anche laterale, tac, 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 io avrò sempre questo quadrato qui. Allora immaginatevi una cosa del genere. L'immaginazione, ragazzi. Guardate, grafico che fa? Prendo la penna, forse magari bianca, Paolo, e avrai più successo. Grafico. Oh, possiamo anche dare la penna bianca. Allora, il grafico fa così, fa la sua sparatina. Indietro, fa così e si conclude qui. Ok, adesso io l'ho disegnato eccezionalmente lungo, che non vale la pena perché devo fare un po' di allora, un po' di più movimento. Allora, ricordiamoci che qui è la mezzanotte, qui chiude la nostra giornata e entriamo nella giornata di domani. Ok, quindi oggi non potrà più andare in questa zona qui e non potrà neanche più andare. Non va più giù, non potrà più andare neanche in questa zona qui, perché non so se almeno mi sale veloce, oppure neanche qui, perché questo qui succederà tra 2 o 3 giorni. Ok? Quindi devo ancora capire quello che devo capire io, cosa faccio oggi. C'ho ancora queste diverse ore, sono 14 ore per capire. Ok? In questo triangolo qui io sono alla fine, quindi sono rialzista. Questo è il mio massimo assoluto. L'unica cosa che io posso pensare, ok? Da questo massimo assoluto, pensare al prezzo che mi faccia una cosa del genere. Mi fa la sua salita, fa anche così, torna così, così, però alla fine si avvicina nei prossimi giorni in questa zona qui. A questa zona qui attribuisco lo short ciclico, metodo fascia e tutto il resto. Il metodo fascia adesso vi dà uno short qui, certo che è da fare fino al pivot. Però fino a quando non esco sotto questa zona qui, e penso che oggi non lo faccia arrivare in questa zona qui, anche se lo potrei fare in tutta la giornata. Se arriva qui, allora io ho domani l'uscita su questo pezzettino qui, su questo ultimo frammento di rettangolo che mi rimane di domani, da qui a qui. Se io adesso faccio una discesa dentro la giornata e mi trovo qui, domani quando mi apre il mercato, anzi qui quando mi apre il mercato, sono in questa zona qui neutra, che se mi torna qui in alto ho la fase rialzista, se mi torna qui in basso ho la fase ribassista. E mi sono tolto tutti i dolori, tolto tutti i mali. Allora, chi era Gantt? Chi era Gantt? Perché Gantt riusciva a spaccare tutti? Adesso mi ricordo le somme che ha fatto,
nel 1930, quando è diventato famoso in borsa, ha guadagnato non so quanti milioni di dollari. Ok? Perché aveva sfoggettato questa tecnica, aveva sfoggettato delle tecniche, poi sono diverse le tecniche. Ciao, buona giornata anche a te. Quindi alla fine cosa succede? Ci sarà un motivo, ma bisogna avere la pazienza, non oggi, non domani. Quindi c'è questa giornata qui di oggi, se si termina così, domani sono in questa zona qui, devo calcolare in base a questo triangolo che mi ha dato di oggi, in base al triangolo, magari questo era il massimo di domani, cioè di ieri, quindi per domani, questo sarà il punto più basso di oggi e avremo un altro triangolo, quindi andremo a misurare su questo triangolo. Però in ogni caso rimaniamo sempre dell'idea che se torna sotto questo frammento, siamo ribassisti. Se invece poi domani mi torna qui e mi va sopra da qui a qui, in questa zona qui siamo rialzisti. Ok? Io spero di aver reso l'idea su queste cose qui, di aver dato un po' di input anche sugli studi che sto facendo. Torniamo a noi. Euro-dollaro rialzista, ho cambiato un po' i segnali del TTS, quindi è rialzista, poi finisco tutti gli studi, poi vi dirò cosa ne esce fuori. Rimane comunque, opla, rimane comunque il segnale ribassista perché è stato confermato. Sulla sterlina dollaro rimane il segnale ribassista che è già stato pagato perché il segnale era questo short, è sceso un attimino poco, c'era il pivot, adesso sta tornando su. Sterlina però che meglio dell'euro dollaro, bene la salita di ieri, però già si sta ritornando un po' nei suoi passi. La sterlina dollaro sta tornando adesso un attimino giù dove la sterlina dollaro sale, l'euro sterlina sta scendendo. Euro yen che è una coppia un po' birichina, biricotta, perché ne ha fatte di cotte di crude, ieri ha fatto anch'essa la sua salitina. Ok? Allora cancelliamo un po' di roba. E andiamo a vedere che cosa avrebbe fatto, che io non l'ho notato stamattina perché non l'ho fatto, il segnale delle 7, per vedere come analizzare il segnale delle 7. Allora, il segnale delle 7, che è questa candela qui, ok, mi chiude ribassista, però mi chiude sopra l'MP7, quindi vuol dire che era un segnale long. Abbandonare la mente, abbandonare a quello che deve fare il grafico. Guardate, segnale delle 7. Questa era la candelina delle 7. Segnale long. Avrebbe fatto il suo successo? Abbandonare tutte quante le idee di cosa, come deve fare il grafico, come si deve muovere il grafico. L'idea era quella. È andato rialzista. Ha fatto già una zona abbastanza alta. Il target, non so, era il pivot, però già 20 pips, vanno bene. Basta. La giornata per il momento è rialzista. Andiamo a vedere anche qui, poi ultima perché poi vi lascio. Il minimo di ieri. Quanta roba, eh? Il minimo di ieri è partito. Ieri il grafico è proprio partito in questa zona qui. Voglio vedere questa zona qui. Quindi il minimo di ieri io direi che è questa zona qui. Allora, prendiamo il nostro angolo. Allora, una cosa molto avvincente. Grazie a te, è vincente tanto, tanto vincente, ma è anche molto complicata e vi ripeto, anch'io a volte la sera sono talmente stanco e non riesco a venirne a capo di tutti questi studi. Allora, prendiamo il massimo di ieri, 215, quindi 45 gradi ribassista, colore rosso. Ok, oggi tiene l'internet però, eh? Tiene che tiene? Ok. Quindi abbiamo questo triangolo qui. Ok, allora siamo fuori. Allora, anche qui io vi sto svelando tante cose, poi mi prendo anche la responsabilità di dirvi delle cose che magari non dovrei farlo, perché sono un po' prematuro per fare tutto questo. La griglia di Gantt.
portando forse un po' di confusione, poi magari se ne risente anche Sirio, che ho detto delle cose che dovrevo magari ancora non dirle, non per non svelare una cosa, ma più che altro perché è un po' prematura dire queste cose qui, non è ancora completa, però a me piace l'idea. Vedete, vi ricordo, se andate a vedere i webinar, vedete anche come siamo partiti o come sono partito, e adesso arrivare a questa cosa è un'evoluzione. Niente, non riesco a spostarlo, vabbè, non importa. E il triangolo di ieri ha portato a questo. Allora, com'è adesso la situazione? Il trend dov'è? Rialzista o ribassista? Allora, la griglia la sto misurando così, però io potrei anche misurare un'altra griglia. Allora, ragazzi, tanta roba che ieri sto uscendo pazzo. Questa è un'altra griglia e non la posso mettere ribassista. Allora, la posso girare così. Allora, per dargli un po' di input, la giro così. Tanto prima di girarla, facciamo il colore perché poi si confonde. La mettiamo così. La mettiamo su questo lato qui, che è un lato più corto, giusto? Allora, qui adesso andiamo a differenziare i lati rialzisti, che sono questi lati viola, e i lati ribassisti. I lati ribassisti cominciano qui. Questo è ribassista. Questo è ribassista. Notate? Questa zona qui, da qui. Questo triangolo qui, questo quadrato, scusa, qui, è un triangolo, è un rettangolo ribassista. Tutta questa zona qui è ribassista. Tutta questa zona qui è ribassista. Tutta questa zona qui è ribassista. Quelli rialzisti sono questi, questo. Okay? Questo che adesso non lo vediamo più, però adesso siamo in una zona rialzista. Quindi fino a quando non rompo questa zona qui, ok? O rompo questa roba rialzista e entro in questa zona qui, sono rialzista. Ok, tanta roba oggi, io vi ringrazio della partecipazione, avanti con lo studio. Io vi lascio, abbiamo l'euro-dollaro adesso fermo lì, magari potremmo fare il secondo ritracciamento per arrivare al pivot. Ci si sente domani mattina alle 9:15 e con tante altre novità perché continuo lo studio. Adesso mi fermo un attimino, verso stasera mi rimetterò altre 2 ore al computer a fare lo studio, mi voglio sentire se l'internet tiene, perché non ho mai avuto questi problemi di internet. Se riesco a tenermi l'internet così forte, magari mi sento consiglio stasera e vi diremo domani qualcosina in più. Un appuntamento serale per la settimana prossima è in programma, quindi ci sono due programmi questa settimana, forse no, ma la settimana prossima e la settimana dopo ci sono due webinar serali. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ciao ciao, alla prossima!